Ehi, è vero che qui posso comprare anche i libri digitali? Fammi dare un'occhiata. Com'è che si intitolava il libro di chimica della Zanichelli? Ah, ecco, Vali tutti, concetti e modelli. Provo a comprare l'ebook qui in libreria, dalla nuvola. Se prendo l'ebook multimediale, posso guardarmi le animazioni e fare gli esercizi interattivi. La prof ci ha anche detto che possiamo vedere le note che aggiunge lei o che ci scambiamo fra noi in classe. Potrei scaricare l'ebook anche sul PC di casa e vedere anche lì le note che aggiungo qui dal tablet. Ehi, ma questo è il libro che la prof ci consigliava di leggere quest'estate. E se prendo anche l'ebook di questo? Così almeno lo porto sempre sul tablet. Ok, allora prendo il libro di chimica e quello per l'estate. Se li compro qui non devo neanche chiedere ai miei la carta di credito per usarla online, così non si preoccupano. Posso pagare anche con Bancomat o in contanti. Quindi, in libreria compro il codice, poi l'attivazione la devo fare a casa sul tablet o sul PC, giusto? È una cosa semplice, se mi dovessi sbagliare dovrei tornare qua. No, non ti preoccupare, tu hai comprato un codice personale, ovvero una chiave di attivazione. Se vuoi ti posso far vedere la procedura direttamente dal sito, oppure sul canale YouTube Zanichelli puoi vedere dei video tutorial da seguire passo passo. Ah già, mi manca anche il dizionario di spagnolo. Questo potrei prenderlo su carta, che mi è comodo. Tanto anche dentro questo c'è il codice di attivazione per accedere alla versione online. Vabbè, inutile rifare la fila. Lo prendo martedì, tanto devo ripassare di qua. In effetti aver preso qui i libri è un bel vantaggio. E adesso scatta un giro in centro.